stavo dimenticando la parte più importante, la parte che preferisco. Se siete persone che non vogliono andare in palestra, ma hanno un bel po' di energia da spendere, abbastanza forza, e vogliono modellare il proprio fisico veramente in una maniera pazzesca, bodyrock.tv. Questo sito l'ho scoperto da un paio di mesi. Inizialmente ero un po' scettica perché offre degli allenamenti super intensi ma velocissimi. Cioè, se voi avete un quarto d'ora, riuscite a fare un allenamento assolutamente completo che vi sfianca, che cambia completamente il vostro fisico, perché è così, l'ho provato sul mio corpo, in un attimo, cioè in 15 minuti al giorno, a posto, avete fatto il vostro allenamento. Ogni giorno viene offerto un allenamento diverso, quindi anche le tempistiche variano. Ovviamente alcuni giorni si arriverà a allenamenti anche di 20 minuti, ma ci sono giorni che vengono proposti degli allenamenti da 4 minuti, 4 minuti, e voi siete sfiancati perché dovete dare veramente il massimo per fare un allenamento completo in 4 minuti. Quindi la figata è che ogni giorno vi viene offerto un allenamento diverso e non vi stancate mai, e l'altra figata è il fatto che comunque sono tutti o quasi allenamenti a corpo libero, cioè voi non dovete fare altro che guardarvi il video, memorizzare la sequenza e ripetere gli esercizi che vengono fatti semplicemente col vostro corpo. Saranno più che altro flessioni, squat, però resi un po' più articolati, insomma, rispetto alla solita flessione. Ci sono flessioni di diversi tipi, con intensità che variano, eccetera eccetera. Vedete se è una cosa che vi può piacere, e nel caso sia una cosa che vi possa piacere, io nel mio blog quotidianamente, praticamente a parte qualche eccezione, tutti i giorni riporto l'esercizio di Bodyrock TV che eseguo su me stessa, perché io non li faccio tutti, alcuni sono troppo esagerati anche per me, altri non mi piacciono, altri usano delle strumentazioni che non ho, ma è molto raro. Ma comunque generalmente almeno 3-4 volte alla settimana faccio uno dei loro workout, come li chiamano loro, e cerco di tradurre quello che c'è da tradurre in italiano, perché spesso sono un po' complicati da capire, e metto i miei risultati, perché di solito è un allenamento che dura tot, e in tot tempo dovete fare il massimo delle ripetizioni possibili. Quindi io metto le mie, se mi volete sfidare sono ben contenta, se riuscite a farne più di me sarà dura, me lo mettete nei commenti, mi fate un piacere. Comunque se seguite il mio blog oggi è pubblicità spinta, se seguite il mio blog capirete un po' meglio come funziona questo sito. Il principio che sta alla base di questi allenamenti è molto serio, e io lo stavo già studiando un po' di tempo fa, mentre ero in palestra. La palestra in cui andavo io aveva molte riviste specializzate sul bodybuilding e sul fitness in generale, e puntavano molto questa accezione sugli esercizi, sui workout di nuova generazione, ovvero esercizi particolarmente intensi ma particolarmente brevi. Questo perché? Perché un allenamento a bassa intensità e molto lungo tende a sollecitare il cortisolo, di cui ho parlato profusamente nel blog. Questo ormone, questa sostanza, tende a favorire la smobilitazione dei grassi e tende a farci andare in un meccanismo di conservazione, diciamo, un po' difficile da spiegare. Comunque, quello che si dice è che se si continuano a fare questi allenamenti lunghi, poco intensi, il nostro corpo va in stress e quindi cercherà di tenersi strette tutte le sue risorse, tutti i suoi grassi, e a lungo andare si adatterà e non osserveremo più miglioramenti sul nostro fisico, anzi ad un certo punto cominceremo a peggiorare.
a mettere su più ciccia, a fare sempre più fatica a dimagrire e bla bla bla, effetti devastanti, insomma, un po' catastrofico come cosa. Gli allenamenti a bassa intensità fatti 3-4 volte alla settimana non hanno mai fatto male a nessuno, però si comincia a dire che fare degli allenamenti più brevi ma più intensi in proporzione consente di sul lungo periodo bruciare più grassi, bruciare più calorie, rimanere più in forma, sollecitare al minimo il cortisolo e quindi sono maggiormente consigliati e sono maggiormente utilizzati dalle persone del settore. Quindi i bodybuilder hanno assolutamente approcciato questo tipo di allenamento, fanno allenamenti brevi, magari più volte durante l'arco della giornata, però danno proprio il massimo, cioè sollevano il massimo del peso, fanno il massimo delle ripetizioni. No, questo è un discorso troppo difficile, mi sto incartando, quindi sì, allenamenti brevi intensi, si suppone che sia il meglio sulla piazza. E Body Rock TV è completamente basato su questo metodo, quindi offre allenamenti brevi che cambiano tutti i giorni, quindi tutti i giorni andiamo a sollecitare delle parti del corpo diverse e quindi non abbiamo quasi più bisogno dei due giorni, un giorno di riposo, perché se un giorno abbiamo sollecitato il polpaccio o le gambe, il giorno dopo andremo a sollecitare le braccia e gli addominali e quindi nel frattempo le gambe si riposano. Poi un altro giorno andremo a sollecitare degli altri muscoli e comunque gli altri muscoli che avevamo sollecitato gli altri giorni si stanno ancora riposando. E così a rotazione. Quindi minore stress per il fisico, minor produzione di cortisolo, minor affaticamento muscolare, risparmio di tempo, risparmio di denaro perché non dobbiamo andare in palestra. Fantastici, allenamenti fantastici. Io sono stata veramente contentissima di aver scoperto questo metodo. Sto cercando di seguirlo il più spesso possibile, funziona, ve lo posso assicurare, spero che mi possiate credere sulla parola, anche se in questo momento state vedendo solo le mie braccia. E poi sul loro sito vengono anche proposti dei piccoli spunti di dieta, che non sono vere e proprie diete, ma bensì consigli, loro le chiamano sfide, nel senso che una settimana ti dicono mangia 5 volte al giorno, la settimana dopo ti dicono ricordati di bere sempre 2 litri, 3 litri di acqua al giorno, oppure introduci tot porzioni di verdura nella tua dieta tutti i giorni. Quindi non sono diete, sono semplicemente consigli alimentari, piccole sfide, piccoli principi per migliorare in generale la propria alimentazione. Loro propongono anche un principio molto molto figo e molto molto efficace che si chiama Earn Your Carbs, ovvero guadagnati i tuoi carboidrati. Questo cosa vuol dire? Che ogni pasto che comprenda carboidrati che non siano frutta e verdura, ma pasta, pane, pizza, devono essere preceduti da un allenamento. Alla base di questo principio c'è un discorso molto serio, nel senso che se ci pensate, se voi prima di mangiare dei carboidrati complessi, quindi qualcosa che verrà trasformato in zuccheri, voi svuoterete quasi completamente le vostre riserve di glicogeno muscolari ed epatiche. Quando voi mangiate, tutte le volte che mangiate, una certa quantità di zuccheri che voi ingerite viene messa in circolo, ma come voi sapete la vostra glicemia arriva a un certo livello e poi si deve fermare, non potete andare in iperglicemia come non potete andare in ipoglicemia. Quindi tutto quello che è oltre il quantitativo di zuccheri per farvi stare nella glicemia normale viene stoccato da prima nelle vostre riserve di glicogeno, nei muscoli e nel fegato, e poi nei grassi. E poi man mano che la glicemia cala, viene ripreso dalle scorte e rimesso in circolo, quindi c'è sempre questo equilibrio
tra le vostre scorte e quello che rimane in circolo. Se voi avete sgomberato tutto ciò che avete nelle scorte prima di mangiare, avrete più spazio per mettere zuccheri sotto forma di scorte di glicogeno e praticamente nessuno zucchero si andrà a trasformare in grasso di deposito, no? Cerchiamo di metterla proprio così semplice. Se invece voi avete ancora le scorte di glicogeno abbastanza piene perché già nel pasto precedente avevate mangiato a sufficienza e non, diciamo, avete digiunato tanto tempo per far sì che queste scorte venissero completamente smobilitate, c'è il caso che parte del vostro pasto, fatto soprattutto a carboidrati, venga convertito in grasso di deposito. Con questo principio invece evitate questo fatto. Ovviamente, se però poi vi mangiate 3 piatti di pasta e 5 pizze, per quanto le vostre scorte di glicogeno possano essere vuote, il grasso su lo mettete lo stesso, perché le riempite e ce n'è anche per poi metterlo in grasso. Allora, io sto parlando da un'ora, speriamo di riuscire a fare un video un po' più breve facendo vari tagli, e mi sembra giunto il momento di concludere questo lunghissimo discorso. E ancora una volta vi dico che se siete interessati a questo argomento, se siete interessati a qualche piccola pillola di scienza, se siete interessati a saperne un po' di più sulla corretta alimentazione, sul fitness, robe varie, io ogni giorno scrivo, quasi ogni giorno scrivo sul mio blog, perché per me è un modo molto più veloce, rapido per stare in contatto per voi, spiegarvi dei concetti lunghi e difficili come questo, perché veramente penso che sia stata dura per voi. Se siete arrivati ad ascoltarmi fino a questo momento, ormai sarete veramente sfiancati e non ne potrete più della mia faccia. E così, insomma, faccio molto prima col blog che col video, purtroppo. Niente, un bacione, grazie per avermi seguito, veramente. Ciao!